Vorrei fare un esempio che dice quanto talora sia grave violare il riferimento anche per quanto riguarda proposizioni di primo livello, perché guarda caso è proprio a livello letterale che si instaura un aspetto del senso profondo della storia. Tutti sappiamo che nel Conte di Montecristo Edmond Dantès incontra nel castello d'If l'abate Faria, che prima di morire gli trasmette il suo vasto sapere e gli rivela l'esistenza di un favoloso tesoro. È legittimo tradurre dal francese Abbé Faria come Abate Faria? In termini lessicografici, no. In italiano un abate è il superiore di un monastero, mentre un sacerdote regolare, che i francesi chiamano Abbé, è volgarmente un prete e si è appellato con deferenza un reverendo, più confidenzialmente un don. Adesso, a causa dell'influenza televisiva, molti dicono padre, ma un gravissimo errore. Un prete secolare non è padre, padre sono un religioso regolare, ma pazienza. Invece, in francese, un abbé può essere sia superiore di un monastero che un membro del clero secolare. Per indicare un prete, in italiano diciamo Don Rossi, mentre i francesi dicono l'abbé du pont e dicono Dom con la M solo a un benedettino. Potremmo tradurre il Conte di Montecristo parlando di Don Faria? Credo che l'appellativo risulterebbe ridicolo, un po' salesiano, ridurrebbe il prestigio del vecchio e venerabile sacerdote, perché per calco del francese in tutte le traduzioni ottocentesche del romanzo si parlava di Abate Faria, perché come abate il personaggio è entrato nell'immaginario collettivo. I personaggi di romanzo, quando sono fortunati, sopravvivono anche fuori dal testo, come Don Chisciotte, Gulliver, Gargantua, Don Abbondio. E l'abate Faria, ormai per un lettore italiano, l'abate Faria, e tale era restato, se ve lo ricordate, persino nel film con Totò e Campanini, i due orfanelli, era l'abate Faria. Ora, se esaminiamo la traduzione del Montecristo di Emilio Franceschini, pubblicata dalla Bur nel 98, si vede che lì l'abate Faria viene chiamato soltanto Faria. Quando nel capitolo 14 l'ispettore visita il castello, viene informato che esiste un detenuto pazzo e l'originale lo designa come Abbé Faria. La traduzione dice Faria. Quando nel capitolo 16 Faria si presenta a Dantès e dice «Je suis l'Abbé Faria», la traduzione dice «Io sono Faria». Quando Dantès gli chiede «N'êtes-vous pas le prêtre qu'on croit malade?», la traduzione recita «Non siete voi malato?». Per quali ragioni questo traduttore abbia laicizzato il povero abate mi è ignoto, anche perché l'animo umano, come sapete, è un abisso. È così importante che Faria sia un abate e non un laico? A parte che la dignità sacerdotale rende Faria venerabile per Dantès e ne sottolinea la funzione paterna, era fondamentale per Dumas mettere in scena la figura dell'abate cospiratore, probabilmente massone, tipica dell'epoca. Un Faria ridotto allo stato laicale è meno rappresentativo delle vicende ottocentesche e forse, senza il ricordo dell'abate Faria, Dantès non avrebbe dato inizio alla propria vendetta sotto le spoglie di un abate Busoni. È dunque essenziale che Faria sia abate e la traduzione, violando un riferimento apparentemente superficiale, tradiva il senso del testo. Un aspetto curioso è che questa stessa traduzione è stata poi ripresa per i Meridiani in Mondadori e lì gli editors esistono forse ancora, qualcuno ha rimesso abate a Faria. E adesso ecco invece un caso contrario, in cui per mantenere l'effetto il traduttore è autorizzato a cambiare moltissimo. Se in un romanzo un personaggio sciocco fa un gioco di parole insulso e intraducibile, una volta deciso che il senso profondo del testo è mostrare quanto il personaggio sia insulso, allora si può cambiare il gioco di parole per renderne evidente l'insulsaggine, se no si hanno quelle cose tremende della nota a piè di pagina, dice nell'originale, si vede che è una sconfitta sempre del traduttore. Allora, mi è capitato tra le mani un libro di Fafnoun, Alice nel Paese dei Numeri, pubblicato da Frassinelli nel 99. Nella traduzione di una persona.
Recita dunque un dialogo del romanzo. Oh, mi sento così ostracizzato. Ti senti ridotto a un'ostrica? Chiese Alice. Per niente, gridò Ramsheko. Sono i serpenti ad aver cacciato la testa nella sabbia, non io. Chiarito che in quel romanzo i serpenti erano già stati menzionati e mettevano la testa nella sabbia, perché il personaggio, per negare di essere un'ostrica, lascia capire che le ostriche cacciano la testa nella sabbia? Ora, per errata che una traduzione sia, anche senza avere sott'occhio l'originale, è sempre possibile riconoscere il testo che essa pretendeva tradurre, perché leggendo un testo il lettore cerca anche di immaginarsi un mondo, e non solo nel mondo in cui viviamo, ma presumibilmente anche in quello di quella storia, le ostriche non nascondono la testa nella sabbia. Anche senza controllare sull'originale inglese, né l'ho mai fatto, mi è venuto in mente che un animale che caccia la testa nella sabbia è lo struzzo, e che in inglese struzzo si dice ostrich. Evidentemente il testo originale con la parola ostracism evocava degli struzzi e non delle ostriche, e di lì la ragionevolezza della risposta: no, io non sono uno struzzo e non metto la testa nella sabbia. O la traduttrice ha commesso una svista, creduto che ostrich volesse dire ostrica, che è una cosa abbastanza umana, vorrei dire. Oppure, visto che in italiano non vi sono rapporti paronomastici tra ostracismo e struzzo, ha cercato di mantenere il gioco di parole sostituendo l'ostrica allo struzzo, perché l'ostrica va bene con l'ostracismo, ma non va bene con la testa nella sabbia, e quindi il testo diventava insensato. Come si può fare per mantenere il gioco di parole e rendere però sensata la risposta dell'interlocutore? Io butto lì una possibile traduzione. Questa è la prima. Ed è questa. Ah, ma il vostro ostruzionismo. Ti senti ridotto a uno struzzo? Per niente, gridò Ramshackle, sono i serpenti ad aver cacciato la testa nella sabbia. Il testo, se il testo si riferisse alla storia greca o alle cronache parlamentari, sostituire ostracismo con ostruzionismo o viceversa sarebbe criticabile. Ma in questo contesto non fa nessuna differenza.